Ciao a tutti amici di videomakers.net, oggi cominceremo quella che spero sarà una lunga serie di video tutorial a proposito di Nuke e del compositing in generale. Quello che cercherò di fare sarà di rilasciare un video a settimana, tempo permettendo, e partiremo dalle basi di Nuke esplorando l'interfaccia, che è la lezione di oggi. Cominceremo ad analizzare le differenze che ci sono, per esempio, tra un programma come After Effects, che è basato sui layer, e un programma a nodi come Nuke. Vedremo come lavorare con i nodi, esploreremo un po' di teoria del compositing ed esempi pratici. Iniziamo dando un'occhiata all'interfaccia di Nuke. Nuke si presenta in maniera molto ordinata e pulita, è di facile utilizzo e permette di essere molto veloci nell'utilizzo. È diviso in quattro aree fondamentali, che sono la prima, il viewer, dove possiamo vedere l'immagine o la sequenza di immagini filmato su cui stiamo lavorando. Qui sotto troviamo la timeline per muoverci all'interno della lunghezza del filmato e abbiamo anche tutti i controlli di playback. La seconda porzione in basso invece è lo spazio di lavoro. Il cuore di Nuke, ovvero dove andremo a sistemare i nostri nodi in sequenza in modo da creare lo script. Di fianco al Node Graph troviamo il Curve Editor, che serve appunto per disegnare curve di animazioni, e Dope Sheet ce ne occuperemo successivamente. I nodi che andremo a posizionare nel Node Graph si trovano nel menu alla sinistra. Come vedete sono raggruppati per categorie. Ok? Allora, selezioniamo per esempio un keyer e come vedete è apparso nel Node Graph. Essendo adesso selezionato, alla destra abbiamo il pannello delle proprietà. Col pannello delle proprietà possiamo impostare il nostro nodo a seconda del risultato che dobbiamo ottenere. Come vedete, la prima voce che troviamo sotto le proprietà è questo numero. Questo numero può essere editato e ci consente di decidere il numero massimo di pannelli di proprietà che vogliamo visualizzare contemporaneamente. Per esempio, avendo 10, settando questo numero su 10, possiamo avere fino a 10 proprietà di 10 nodi diversi contemporaneamente. Il mio consiglio è quello di settarlo su 2 e poi selezionare il nodo che si vuole visualizzare perché rende tutto un po' più ordinato. Con 10 pannelli aperti abbiamo la seria possibilità di confonderci. Un'altra cosa molto utile di Nuke è l'help interattivo, ovvero posizionandovi sul mouse su una qualsiasi voce, vedrete comparire il nome della voce su cui siete posizionati, che questo sarà utile nello scripting. E una breve descrizione, un breve help della funzione. Ok, cominciamo a mettere le mani sul software. Adesso cancello questa serie di blur. Come vedete, questo nodo, che è il primo che compare da solo, è il viewer. Cancellando questo nodo, sparisce il nostro viewer. Ok? Partiamo dal primo nodo, che è quello più importante, il nodo read, che serve per importare un'immagine, una sequenza di immagini, un filmato su cui state lavorando. Si trova nella prima casella del menu di sinistra, come vedete anche una shortcut, R, write invece è W. Clicco su read e appare questa finestra di dialogo con la quale posso navigare fino al file che voglio importare. Qui sulla destra compare una preview, ok, apro. E come vedete un nodo di read è comparso nel Node Graph con le sue proprietà di fianco. Le proprietà del read sono il nome del file, l'impostazione di cache, formato, proxy, frame range. Questa qua è un'immagine singola, quindi si tratta di un frame, espressioni varie, insomma, poi andremo a fondo anche su questi parametri. Per visualizzare abbiamo bisogno di un viewer che ho appena cancellato. Un'altra shortcut per importare nodi è tab. Cliccando tab ci appare questa finestra di dialogo e noi scriviamo viewer
invio e compare il viewer. Allora, ripeto, tutti i nodi che troviamo qui, se conosciamo già il nome, possono essere richiamati tramite tab. Ok, per esempio, schiacciando una lettera vengono tutti i suggerimenti. E con invio facciamo comparire il nodo nel node graph. Allora, cominciamo connettendo il nostro file che abbiamo importato al viewer. Come vedete, il file compare nel viewer con le sue impostazioni di formato. Ok, qui posso, con la rotella del mouse, posso zoomare, okay, adattare la finestra, e tenendo schiacciato il tasto centrale del mouse, la rotella, posso fare pan. Ok, e quindi adesso, come vedete, abbiamo questa immagine connessa al viewer, e questo è il motivo per cui noi vediamo questa immagine. Come vedete qui abbiamo un 1, questo significa che 1 è la shortcut per questo viewer. Cosa significa? Importo un blur, ok? Il blur ha anche lui una shortcut B, e connetto questo blur alla mia immagine. Come vedete, abbiamo adesso le proprietà del blur che sono passate in cima, lasciando il read in seconda posizione, e abbiamo tutti i parametri per il blur. In questo caso voglio che tutti i canali siano coinvolti nell'operazione, e comincio a incrementare il size. Come vedete non succede nulla, e questo è perché in questo momento noi stiamo guardando l'immagine senza guardare l'operazione di blur. Se voglio vedere il risultato, devo connettere il viewer al blur. E come vedete, sto vedendo l'immagine blurrata. Posso sempre prendere un secondo nodo dal viewer e connetterlo alla mia immagine principale, che in questo caso prende il numero 2. Quindi, schiacciando sulla tastiera 2, posso richiamare automaticamente l'immagine prima. In questo modo è molto semplice, alternando tra 1 e 2, fare un confronto fra le due immagini. Qui possiamo apprezzare una delle caratteristiche principali dei sistemi a nodi, ovvero che le operazioni avvengono in una sequenza temporale che decidiamo noi. In questo momento abbiamo un blur che sta avendo effetto su questa immagine. Mentre io guardo l'immagine, questo blur non viene assolutamente calcolato, perché avviene successivamente. Solo quando io mi sposto al blur, allora questo blur viene calcolato e viene mostrato dal viewer, perché la cascata, no? La sequenza è 1, 2 e 3. Se io salto questo blur, riduco la sequenza a 1 e 2, e quindi l'informazione arriva al viewer senza passare dal blur, che appunto non viene calcolato. Diamo adesso un'occhiata a come animare un parametro. Molto semplice, basta posizionarci sul fotogramma che vogliamo nella timeline. Ok, per esempio adesso animerò questo blur, clic destro su Size e settiamo una chiave. Come vedete questo fotogramma è diventato blu, scegliamo il nostro valore iniziale, settiamo a 0, muoviamoci al fotogramma 20 e modifichiamo il parametro. Come vedete il parametro size è diventato di blu intenso e ha creato un secondo fotogramma. Adesso diamo un'occhiata al nostro blur e, muovendoci indietro nella timeline, vedete nel viewer come il blur è stato animato. Ok, questa animazione compare anche nel curve editor, ovviamente, dove può essere modificata. Possiamo modificarne, per esempio, la curva o il valore. Diamo un'occhiata ai nodi di trasformazione, poiché sono una delle cose base che spesso disorientano una persona che, per esempio, passa da After Effects a Nuke. In Nuke, scusate, dobbiamo esplicitare ogni operazione che facciamo in qualche maniera, ovvero creando un nodo.
E questo è valido per qualsiasi operazione che effettuiamo su un'immagine. Uno spostamento che in After Effects avviene cliccando sull'immagine e spostandola fisicamente con il mouse, su Nuke non è possibile. Abbiamo un nodo apposta per questo. Andiamo quindi nel menu, sotto il menu trasformazioni, possiamo vedere che abbiamo un gran numero di trasformazioni possibili. Partiamo dalla più semplice, che è Transform, come shortcut a T. E come vedete si è creato un nodo di trasformazione che ci ha dato la possibilità di avere un controllo sulla posizione dell'immagine. Ovviamente questo controllo ha dei valori che, come vedete, cambiano sulla traslazione. Possono ovviamente essere inseriti manualmente e possono chiaramente essere animati. Allora, diamo un'occhiata ai vari parametri del nodo transform. Il primo parametro è la traslazione sulle X o sulle Y. Nel secondo parametro troviamo la rotazione, ok, sul viewer è questo. Poi abbiamo la scala, che possiamo anche utilizzare individualmente sia sul viewer che nel pannello delle proprietà. Skew, ok, e center è l'equivalente dell'anchor point in After Effects. Possiamo spostarlo cambiando i valori direttamente sul pannello delle proprietà, o possiamo tenere premuto Ctrl e spostare il centro. Ok? Da questo momento in poi tutte le nostre trasformazioni avranno come centro il nuovo centro, quindi se adesso effettuo una rotazione, questa rotazione verrà effettuata attorno al nuovo centro. Possiamo invertire le nostre operazioni. Questi sono dei filtri. Qui possiamo impostare motion blur eventuale in caso di uno spostamento. Ok, ma questo non è sufficiente per vederlo, però possiamo impostare il motion blur direttamente da qui, e la velocità dello shutter, ok, che è sempre legato al motion blur, e in più possiamo scegliere se usare un offset per lo shutter. Come ultima cosa, per oggi vi mostrerò come renderizzare. Abbiamo bisogno di un nodo right, che possiamo richiamare con la shortcut W. Ok, quindi noi adesso attacchiamo il nodo right sotto all'ultimo nodo del nostro script. Qui possiamo scegliere quali canali renderizzare, ma soprattutto il nome del file. Quindi andremo. Ok, creo una nuova cartella e potremo specificare qui il nome del file. Quindi in questo caso voglio renderizzare una sequenza di immagini, quindi scrivo il nome del file, punto, cancelletto, 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 dipende da quante cifre vogliamo avere dopo il punto, punto, JPEG. In questo caso renderizzerò una sequenza di immagini. Un comando alternativo è asterisco 04D. Questo comando viene interpretato da Nuke come un comando per la creazione di una sequenza di immagini. Estensione JPEG. Salviamo. Qua ci sono tutte le impostazioni, possiamo cambiare il formato. Schiacciando su Render possiamo selezionare il frame range, quindi in questo caso da 1 a 20, e diamo l'ok. Una volta finito di renderizzare, possiamo importare il filmato con R o il nodo read.
cliccare sul primo nome, selezionare sequenze, quindi vediamo la sequenza di immagini e aprire. Visualizzando questa sul viewer 1, vediamo come il nostro export sia andato a buon fine. Una cosa importante di cui mi sono dimenticato, sono i project settings. Possiamo trovarli in Edit, Project Settings o usando la shortcut S. Qui vediamo nel pannello delle proprietà aprirsi il pannello dei settaggi. Le cose più importanti qui sono il frame range, frame per secondo e il formato delle nostre immagini. Poi possiamo impostare eventuali proxy, possiamo impostare eventuali spazi colori di cui approfondiremo più avanti e possiamo impostare eventuali visuali, per esempio per lo stereo. Oppure possiamo aggiungere un'altra visuale a nostro piacimento. Ma guarderemo queste cose più avanti. Le cose più importanti per ora si trovano qui. Per questa lezione è tutto, spero che vi sia piaciuta e che io sia stato abbastanza chiaro. Se avete qualsiasi dubbio o consiglio non esitate a scrivermi sul forum e ci vediamo la prossima settimana.